Allora, buonasera a tutti e benvenuti al Consiglio Comunale di martedì 19 giugno 2018. Prego, segretario, procediamo all'appello. Caglioni. Presente. Narcisi. Presente. Schiavi. Presente. Novelli. Presente. Travaglini. Presente. Scarpetti. È assente. Gagliardi. Presente. Cincilipini. Presente. Noci, presente. Corradetti, presente. Tosti, presente. Ciani, presente. E Luzzi assente, due assenti, presente il foglio. Ok, quindi procediamo con il punto 1 all'ordine del giorno e parliamo di approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Come di prassi procediamo con la lettura degli oggetti. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, risposta all'interrogazione protocollo 4330 del 15.05.2018, approvazione verbali seduta precedente, proroga del termine di validità della convenzione urbanistica. Salve. Buonasera. Stipulata in data 09 giugno 2004, commissario Carlo Campana, piano a proprio in via invariante S-Centro Antrigo Marconi, ditta FMSRL di San Benedetto del Tronto. Proroga del termine di validità della convenzione urbanistica stipulata in data 2 novembre 2004, commissario Marianna Calabrese, piano a proprio in variante X-Red Vallorani, ditta immobiliare Centro Stella SRL di Montalvo del Tronto. Controversia FMSRL, giace Grattivo Marconi SRL, comune, approvazione bozza di atto di transazione con modifica alla convenzione urbanistica, atto notaio Carlo Campana in data 9 giugno 2004. Modifica convenzione urbanistica stipulata in data 2 novembre 2004, notaio Marianna Calabrese, piano attuativo in variante, ex Red Vallorani, ditta immobiliare Centro Stella SRL di Costa Polo del Fondo. Allora, procediamo con la votazione singola, chi è contrario? Chi si astiene? Non c'era. No, noi perché su una c'eravamo, sulle altre non c'eravamo. Quindi su quelle su cui eravamo presenti, come se quella del consiglio del consultivo, votiamo a favore, le altre non c'eravamo. Però non può fare una dichiarazione di voto. Votiamo a favore quella del consultivo, quella del consiglio precedente, all'ultimo, e ci asteniamo per tutte le altre. Allora iniziamo tutte quante una a una. Allora diciamo un oggetto e facciamo una votazione di ognuna. Allora, approvazione verbali delle sedute precedenti. Questa è del la proposta. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017. Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. A favore. Tutti gli altri a favore. Poi, risposta all'interrogazione protocollo 4330 del 15/5/2018. Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. A favore? Tutti gli altri. Ok. Approvazione verbale seduta precedente, questa invece è giusta. Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto? Cosa no. 4 e una 5. Ok, 5 astenuti. A favore? Tutta la maggioranza, un attimo. Segretaria,
quelle dove io sono dovuto uscire posso votare oppure non votare. Ah, ok. Non c'è un obbligo di astensione, se tu vedi e no, perché era incompatibile. Sì, era incompatibile nella discussione, ma sulla correzione verbale teoricamente può votare, per coerenza dovrebbe essere. Allora, deliberazione del Consiglio Comunale numero 16 del 4/6/2018, oggetto proroga del termine di validità della convenzione urbanistica stipulata in 9 giugno 2004, notaio Carlo Campana, piano attuativo invariante ex Central Trigor Marconi, ditta FM SRL di San Benedetto del Tronto. Chi è contrario? Chi si astiene? 5. A favore? Maggioranza. Allora, numero delibera numero 17 del 4/6/2018. Oggetto proroga del termine di validità della convenzione urbanistica stipulata in data 2 novembre 2004, Taio Marianna Calabrese, piano attivo invariante ex Redi Vallorani, ditta immobiliare Centro Cede SRL di Mon San Paolo del Tronto. Chi è contrario? Chi si astiene? A favore? Deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 e 4 giugno 2018. Oggetto controversia FM SRL, già Central Tricor Marconi SRL, comune. Approvazione bozze di atto di transazione con modifica alla convenzione urbanistica. Atto notaio Carlo Campana in data 9 giugno 2004. Chi è contrario? Chi si astiene? A favore? Allora, delibera numero 19 del 4 giugno 2018. Oggetto modifica convenzione urbanistica stipulata in data 2 novembre 2004, notaio Marianna Calabrese, piano attuativo invariante ex Eredi Vallorani, ditta immobiliare Centro Stella di Mon San Paolo del Tronto. Chi è contrario? Chi si astiene? A favore? Okay. In questo modo abbiamo ottemperato al primo punto dell'ordine. Quindi procediamo così, giusto segretario? Allora, procediamo con il punto 2 dell'ordine del giorno e parliamo della variazione degli stanziamenti di bilancio 2018, 2019 e 2020. Illustra l'assessore Schiavi. Grazie Presidente. Come sapete, noi il Comune in genere fa un assestamento al 30 di luglio. Noi per varie situazioni di cui avevo annunciato nel precedente Consiglio abbiamo ritenuto questa sera intanto di portare in Consiglio questo riordino nell'azione che si sta facendo da un po' di tempo e in seguito a successivi approfondimenti che sono stati fatti sul bilancio, abbiamo ritenuto di necessario adesso, anche per dare maggiore capacità di movimento all'organo amministrativo, di fare una serie di interventi che ora illustrerò. La variazione si è resa necessaria per far fronte a nuove esigenze sopravvenute dopo l'approvazione del bilancio avvenuta in data 27 marzo 2018. La variazione è rilevante per quanto riguarda il numero di capitoli che sono stati inseriti, ma è una variazione a somma zero, nel senso che le maggiori o minori entrate sono state compensate con maggiori o minori uscite. In dettaglio, le variazioni più consistenti sono: parte corrente, istituzione di nuovi capitoli in entrata, in uscita e a partita di giro per l'implementazione della nuova carta di identità elettronica. Istituzione di nuovi capitoli per gli incentivi tecnici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 e dell'approvazione del relativo regolamento. Riguardo a tutti i progetti, le gare, eccetera.
Istituzione di nuovi capitoli per la tassa dei rifiuti. Capitoli a partita di giro per il riversamento del 5% alla provincia. Precedentemente era inserito nella parte corrente. E di un capitolo separato per le agevolazioni concesse. Le agevolazioni concesse erano già coperte dal bilancio comunale, ma non erano immediatamente individuabili in quanto non inserite in un capitolo specifico, che ora è stato creato. Istituzione di nuovi capitoli per progetti a cui abbiamo aderito e che ci porteranno entrate. Contributo 0,6 anni, il contributo del MIUR per la progettazione relativa alla vulnerabilità sismica, i contributi per eventi turistici e le uscite, progetto vita indipendente. Tutte le altre variazioni riguardano l'ordinaria amministrazione dell'ente e sono variazioni di piccolo importo o spostamento di fondi su capitoli diversi ma dello stesso settore. Nella parte capitale tutte le variazioni delle istituzioni di nuovi capitoli sono dovute al nuovo piano opere pubbliche approvato con delibera giunta comunale del 7 giugno 2018. Poi c'è un riallineamento di cassa. È un semplice riallineamento di cassa a seguito del riaccertamento dei residui e della variazione. Non comporta un'effettiva variazione e non è rilevante nel bilancio. È un mero riallineamento della cassa con la competenza. La variazione nella sua totalità rispetta gli equilibri di bilancio. Questo è il documento che arriviamo alla delibera. Nello specifico, se è utile, diciamo, vorrei richiamare l'attenzione ai capitoli che sono stati adeguati e che sottendono a cui istituzione, a cui variazione sono sottesi dei problemi che sono sorti delle necessità o delle criticità, come avevamo detto la volta scorsa, che sono emerse. Il capitolo in uscita 138, spese di liti arbitrati e consigli a tutela delle regioni del comune. Come sapete, oltre alla nota sentenza Sintema, abbiamo da affrontare adesso una controversia che è stata promossa da un cittadino, il signor Carponi, possiamo dirlo, che è relativa a una vecchia pendenza di decenni fa, che non è stata mai sistemata e per cui ci viene rivendicata una somma abbastanza consistente. E quindi dobbiamo nominare un avvocato per rispondere alla citazione davanti alla Corte d'Appello di Ancona. In più abbiamo qualche altra controversia che è stata notificata da parte del Medio Credito, oltre alle note, quelle insomma, che sono alcune che sono state anche chiuse e che si andremo a chiudere, tipo quella con la Prefettura che ci auguriamo, sembra che sia avviata a una definizione, quindi anche lì ci sarà un'uscita sia in termini di spese legali che in termini di transazione. Assessore, chiedo scusa, sarebbe bene anche magari dare una piccola delucidazione su queste cosette che giustamente stai elencando. Dopo magari ricordo di nuovo. Ok. Per la vulnerabilità sismica di cui avevamo parlato c'è il capitolo 198.0 che abbiamo adeguato a 42.000 euro. Un altro punto importante, secondo me, da considerare è l'istituzione dei capitoli relativi agli interventi sulla sicurezza e istituzione di adeguamento sia per quanto riguarda la videosorveglianza che per quanto riguarda il controllo del traffico, della velocità, degli incroci, dove si prevede anche l'istituzione di un GPS. Poi vedete che la somma, anche qui questo è un esempio per esempio che già nel momento in cui è stato approntato questo intervento
che è da pochi giorni. Probabilmente a luglio lo dovremo anche correggere, perché sembra che non nulla dobbiamo alla provincia da questi interventi, il comune non dovrebbe dare niente alla provincia, quindi ci ritorneremo a fine luglio per un taglio, perché prevediamo 200.000 in entrata e poi 50.000, 50.000 e 100.000, ma provincia intende la compartecipazione alle sanzioni amministrative, sì. Compartecipazione alle sanzioni amministrative che vengono elevate per la violazione delle norme del codice della strada. Del 06 anni ne abbiamo parlato. Ecco, in sempre in uscita è importante segnalare questo l'appalto sull'appalto raccolta differenziata rifiuti da agevolazioni. Abbiamo detto già nella relazione, come è noto, abbiamo istituito delle agevolazioni a favore dei commercianti del centro storico, un dimezzamento della tassa rifiuti. Questo dimezzamento viene finanziato con il soldi del bilancio che saranno inseriti in questo capitolo. C'è da dire che in questo capitolo, laddove si registrasse la necessità sempre di quel lavoro che stiamo facendo, sollecitato tante volte anche dalla minoranza, entreranno anche quelle somme che si dovessero accertare, che andrebbero scomputate e restituite, come si dice, ai cittadini. E non c'entra niente, è stato sollevato nel precedente consiglio a pagina 12 della relazione eccetera, quella somma lì non c'entra assolutamente niente, non riguarda questa problematica. Quello che dovrebbe entrare in quel capitolo, stando a quello che stiamo approfondendo nel nostro ufficio, sono le somme che andremo a calcolare sulla cassa, sulle entrate, e vedremo quelli che saranno. No, io non voglio andare oltre, non sono, ripeto, sono un assessore, non sono anche un ragioniere vecchio, però ho fatto una scuola pubblica modesta, quindi quello che posso dire è questo per il momento. Vedremo nel corso del tempo, ma sembra che questo discorso della restituzione, che non fa nessuno dei 20 comuni o 22 che assiste alla nostra società esterna, nessuno di questi comuni l'ha preso, però noi dobbiamo essere precisi, ligi, corretti, ci dobbiamo lavorare senza polemiche. Questo si potrà verificare soltanto se le entrate previste risulteranno essere superiori alle uscite complessive previste, e questo si vedrà, dobbiamo calcolarlo individuale. Bene, mi piace poi dopo, sindaco, l'adeguamento della TARI, quei 10.000 del bilancio. Il capitolo 82 è stato riportato a 631.000 come da piano finanziario. Poi c'è l'intervento del BIM in entrata, che va considerato, io per non farla molto lunga, andrei invece sul discorso delle opere pubbliche, penso che anche il sindaco si potrà dilungare, però devo rilevare per esempio che abbiamo inserito il restauro, una serie di interventi, ma quello principale, che è una delibera della giunta regionale, è stato inserito in questa delibera il programma di ristrutturazione, meglio di quasi istituzione, vista la somma che ci viene assegnata, restauro e riparazione complesso museale San Francesco, che è di 1.290.000 euro. Somme che finanziamento che ci è stato accordato, che dovrà seguire l'iter previsto attraverso le libere del CIPE e successivamente verrà inserito nel programma 2018-2020. Non è esattamente così. No, dopo precisi. Sì. Dopo chiedi la parola, ma per di dopo con precisi se ci sono cose, ma certo.
partecipare alle altre opere pubbliche che conoscete, quindi mi fermo qui. Grazie. E viene la sindaco? Sono delle piccole precisioni, ma l'assessore è stato abbastanza esaustivo, ma delle piccole cose che vanno in qualche modo dette, ma erano di precisione, nulla di che. Il 1290 è previsto per il sisma, ma nel frattempo il CIPE ha deliberato per 1 milione di euro il fondo di coesione e sviluppo, e naturalmente i restanti 290.000 euro che fanno parte dei 1.290.000 euro che dovevano essere erogati per il sisma saranno erogati a parte, nel senso che in fase di erogazione dei fondi, quando ce li erogheranno per il sisma, ci chiederanno se abbiamo avuto degli altri finanziamenti nel frattempo, e quindi questo 1 milione di euro dal fondo di coesione e sviluppo va dichiarato, e quindi ci daranno a integrazione i restanti 290.000 del sisma. Dopodiché, come finanziamento, c'è stato anche, ormai è già di qualche tempo fa, i 150.000 euro per l'allestimento del polo museale, che vanno cofinanziati dal comune al 50%. Poi, per quanto riguarda le cose che stava raccontando l'assessore Schiavi riguardo alla controversia Capponi, diciamo che noi riteniamo che possa essere una controversia pretestuosa, nel senso che poi di fatto all'epoca il comune aveva pagato l'indennità di esproprio, non definendo però, stiamo parlando di circa 30 anni fa, non definendo con un atto formale registrato il passaggio di proprietà definitivo. Questo è rimasto sempre in sospeso. Si ritiene che questa somma, ma questa è una sensazione nostra, ripeto, stiamo dando incarico legale a tutelarci in tal senso, riteniamo che la somma sia stata sufficientemente esaustiva dell'indennizzo dell'esproprio già fin da allora, e la somma richiesta oggi, vi faccio capire l'ordine di grandezza, cioè richiedere 310.000 euro per 2.000 metri quadrati dove c'è l'area dell'ex depuratore, quando la Magazzina Gabrielli ha acquistato a circa 30 euro il metro quadro in una posizione ben diversa, no? Quindi chiedere 150 euro il metro quadro lascia presupporre che possa essere una richiesta completamente pretestuosa. Ripeto, all'epoca l'allora amministrazione compensò con 4.650.000 lire, qualche errore può esserci nelle migliaia di lire, questo esproprio, quindi si ritiene di non dover effettivamente dar nulla alla richiesta, però ripeto, ci saranno degli atti per cui, dei procedimenti per cui si arriverà a. Per quanto riguarda il discorso del dover dare all'ente proprietario della strada il 50% delle sanzioni, tra l'altro oggi è arrivata un'altra mail anche da parte della Regione Marche, che in qualche modo chiede anch'essa, ai sensi dell'articolo 142,12 bis del codice della strada, chiede il 50% delle multe fatte per eccesso di velocità. Anzi, inizia dicendo che debbono essere date il 50% delle sanzioni, in particolare quelle derivanti dall'articolo 142,12 bis, quindi non si capisce invece le altre a quale articolo del codice della strada facciano riferimento. Del resto, questa è una cosa che molti comuni hanno sul proprio gruppone, tra virgolette, perché tutte le multe, quelle sì, elevate col sistema autovelox, sono soggette effettivamente alla restituzione del 50% all'ente proprietà della strada, e solo quelle, punto. Per quanto riguarda invece l'acquisizione dell'asilo, dell'asilo, voi conoscete tutti che la struttura in cemento armato
al di sotto del Parco della Rimembranza e del convento, che è chiuso ormai inagibile dal 2011 e che lo Stato nel 2013 ha richiesto al comune di Monsampolo in proprietà, nel senso che ci ha chiesto di fatto circa 165.000 euro per l'affrancamento e circa 55.000 euro per i 5 anni di canone, 11.000 euro l'anno per i 5 anni precedenti. Questo capitò quando noi arrivammo, scoprimo questa situazione. Quindi 220.000 euro da dare allo Stato, dopodiché abbiamo dato incarico all'avvocato Giovanni Pallottini, che ci ha assistito in questa vicenda, e attraverso, devo dire, molteplici incontri avuti anche con Sua Eccellenza il Prefetto, con la dottoressa Gargiulo, la viceprefetto vicario, con la dottoressa Fabrizi, abbiamo in qualche modo, siamo arrivati ad una transazione finale, anche attraverso contrasti con l'avvocatura dello Stato, quindi alla fine, insomma, la faccio breve, si è chiusa con circa 27.000 euro per l'affrancamento e circa 9.000 euro per i canoni pregressi, negli ultimi 5 anni di canoni, quindi circa 36.000 euro, oltre a quello che sarà ovviamente la parcella dell'avvocato, quindi diciamo che ce la siamo cavata intorno ai 40-42.000 euro, non so quale sarà la facciata dell'avvocato Pallottini alla fine, però ritengo che questa possa essere la somma, risparmiando circa 180.000 euro ed acquisendo finalmente la proprietà del comune, quella che invece era stata alcuni decenni sono impropriamente annessa alla proprietà comunale in maniera, diciamo, impropria. Definiamola così, giusto per stendere un pietoso velo sull'accaduto. Per quanto riguarda invece la vulnerabilità sismica, abbiamo dato incarico a un nostro tecnico, a un ingegnere del luogo, che sta iniziando a fare questa verifica, per cui avremo questi risultati, spero a breve, in modo da poter anche poi, nel caso sia necessario, intervenire con eventuali interventi di miglioramento sismico. Poi, per quanto riguarda altre somme, c'è nel nostro pacchetto, diciamo, della variazione, c'è l'acquisto della proprietà Polidori Migliori, per intenderci l'ex falegnameria sotto al Parco della Rimembranza, con circa, si è raggiunto un accordo con le proprietà qualche mese or sono, per un importo di 70.000 euro, oltre a quello che sarà naturalmente il costo del notaio. Detto questo, io, per quanto riguarda le altre, diciamo, le altre cose messe in campo, se riguardiamo il piano triennale delle opere pubbliche, dopo quella profonda revisione del bilancio, del nostro bilancio, purtroppo abbiamo percepito che la situazione non era quella prospettata quando il programma, il piano triennale delle opere pubbliche fu dichiarato nell'ottobre del 2017, in cui, avendo, diciamo, una grossa capacità di indebitamento, perché il nostro comune, forse non lo saprete, ma forse sì, ha chiuso una rateizzazione annuale dei mutui, pagando dei mutui vecchi, pregressi, per circa, se non ricordo male, forse sbaglio la cifra, 167.000 euro, qualcosa del genere, di rate annue, per cui avremmo avuto una grossa capacità di indebitamento e con gioia abbiamo messo insieme un pacchetto di opere importanti, utili per il nostro territorio. Tutte, chiaramente ce n'erano tante altre che potevano essere fatte e immaginatevi la delusione del sottoscritto e di tutta la maggioranza quando purtroppo, scoperta questa situazione diversa da quella prospettata, vi ricordo che le rate di mutuo si pagano con la parte corrente del bilancio,
abbiamo scoperto delle difficoltà che ci avrebbero impedito, pur avendo una grossa capacità di indebitamento, di pagare le rate di mutuo. Quindi abbiamo dovuto fare un passo indietro e revisionare tutto quello che era il piano triennale delle opere pubbliche, nostro malgrado. Detto questo, abbiamo fatto molti conteggi, cercando in qualche modo di fare anche un pochettino di, devo dire, un po' di salti mortali, francamente, perché poi non è semplice scoprire di dover fare tutto lo stesso, di riuscirci, di portare avanti delle cose che si ritenevano tutte importanti, tutte utili, e dover fare invece dei passi indietro rendendosi conto che non c'era più del denaro da spendere, o almeno non tantissimo. E niente, in funzione di questo si è partorito un nuovo piano triennale delle opere pubbliche, probabilmente avrete. Vi annuncio che è arrivata oggi, giusto per entrare all'interno di queste opere, è arrivato oggi il parere favorevole dell'autorità di bacino, Genio Civile, per far sì che possa iniziarsi la costruzione del centro di raccolta comunale degli ingombranti. Per quanto riguarda altre situazioni, diciamo che io non starei ad andare oltre, anche perché se poi magari qualche domanda vorrete fare, sono a disposizione per qualsiasi vostra richiesta.